Non sarà facile prendere l'eredità di Fernando Aiuti, perché era un personaggio unico e non lo dico perché oggi non è più fra di noi. Siamo amici da 30 anni e diciamo che non si può replicare facilmente né l'epoca che lui ha vissuto né il personaggio. Adesso siamo in un'altra fase, siamo in una fase in cui dobbiamo far capire che la lotta all'HIV non è conclusa. Al di là della fama e dei giusti riconoscimenti per la carriera scientifica e la carriera accademica, che persona era il professor Fernando Aiuti? È una persona di grande intensità, è una grande intensità umana, estremamente appassionato. Ovviamente questo gli provocava anche delle reazioni a volte eccessive. Ma chiaramente era tutto all'interno di questo grande suo volucro di passione per la scienza e in questo caso passione per i suoi ammalati. Fernando era un grande medico, un grandissimo clinico. Lui quasi riconosceva, come i vecchi medici erano in grado di fare, quasi conosceva le malattie dal vedere una persona, la toccare, lui già capiva ed era esattamente senza tutte queste centinaia di analisi che si fanno oggi. Era una persona molto appassionata e un grande medico, un grande clinico. C'è un aneddoto, una storia, un momento che in qualche maniera riesce a raccontare la complessità di una persona pensando Il bacio. il Il bacio, bacio. quello è. Il bacio è l'icona, perché lui in quel momento, improvvisando, Fernando, pur essendo un grande medico, un grande scienziato, aveva una sensibilità enorme per i mezzi di comunicazione di massa. E il bacio per me è la sintesi di Fernando Aiuti. Coraggio e Coraggio, iniziativa e sintesi nel comunicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Però, insomma, quella è una foto di 25 anni fa a Cagliari e fu una foto importantissima perché lì ci fu una svolta, cioè si capì che anche l'HIV non era la peste, era un problema grosso da risolvere, ma non la peste, si trasmette soltanto per via sessuale. quanto vi sentite soli dopo oggi? Un po' più soli. Ma diciamo che sì, ma io lo voglio ricordare con gioia. Basta.